Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti gli amici e a tutte le amiche, a tutti i nemici e a tutte le nemiche che eventualmente saranno presenti per questa diretta del 7 dicembre 2021. Un caro saluto a tutti, dunque, proviamo anche oggi a fare quella che, come sapete, chiamo con le grammatiche di Michel Foucault, l'ontologia dell'attualità. Grazie a tutti coloro i quali si stanno collegando. Dunque, iniziamo subito a svolgere alcune considerazioni in questa nostra diretta che va su YouTube, su Instagram e su Facebook. A proposito, chi ci segue su YouTube ci segue anche su Instagram e su Facebook e viceversa in tutti i canali possibili, senza trascurare anche il canale Telegram. Chi volesse dare un contributo di sostegno al nostro gruppo, lo dico perché già alcuni ce lo stanno scrivendo, può farlo andando su filosofico.net/sosteneteci che leggete qua e contribuire con donazioni, abbonamenti PayPal e con molti altri modi. www.filosofico.net/sosteneteci. Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Grazie a tutti quelli che mi stanno mandando email anche per segnalarmi come sta procedendo la lettura del mio libro Golpe Globale, Capitalismo Terapeutico e Grande Reset, che magari potrebbe essere anche un buon regalo per le feste natalizie, per risvegliare dal lockdown cognitivo quelli che ancora sono in lockdown cognitivo o nel sonno dogmatico, direbbe il vecchio Kant. Eccolo qua, Golpe Globale, Capitalismo Terapeutico e Grande Reset in tutte le librerie d'Italia. Oggi vorrei partire nella breve riflessione di ontologia dell'attualità con la quale sono solito deliziarvi o tormentarvi a seconda dei punti di vista tutti i giorni. Vorrei partire dallo l'ho chiamato lo strano caso del dottor Bacco e di mister Convertito. Chi è il dottor Bacco? Forse ai più non dirà nulla questo nome, ad alcuni magari sì. Il dottor Bacco si era distinto nei mesi scorsi per alcune prese di posizione francamente esagerate e a mio giudizio non condivisibili. Aveva definito le benedizioni acqua di fogna, aveva usato toni molto duri e, come ben sapete, mai l'ho citato, mai ci ho dialogato e me ne sono sempre guardato bene. Non solo perché presagivo poi l'epilogo, la conversione che l'avrebbe portato, come oggi, a schierarsi dalla parte degli aedi del nuovo ordine terapeutico, ma perché non mi piacevano i toni che usava. Perché se è giusto, come è giusto, sapete, criticare l'ordine terapeutico, mi parevano demenziali certe posizioni prese da taluni quando dicevano, ad esempio, ah, il nemico invisibile non esiste, è tutta una montatura, oppure le benedizioni servono a farci fuori tutti. Queste tesi sono francamente demenziali, se mi consentite, perché è chiaro che il nemico invisibile esiste, quello che va contestato è il fatto che per combatterlo si limitino le libertà, si introducano forme di controllo come l'infame tessera verde, il divieto di assemblea e così via. È chiaro come il sole che chi ha fatto le benedizioni di massa le ha prodotte, l'ha fatto soprattutto per il business, ma non per far fuori qualcuno, per distruggere la vita sulla terra. Per il capitalismo, più consumatori ci sono e meglio è. Quindi mi parevano tesi francamente demenziali quelle di chi diceva il nemico invisibile non esiste, o, ed è il caso del dottor Bacco, chi diceva che la benedizione è acqua di fogna, frasi volgari che denotano, credo, il contegno di chi le pronuncia più dell'oggetto a cui si rivolgono. E quindi non mi aveva mai convinto con il suo modus di fare questo dottor Bacco. Mi era arrivato anche a casa, devo dire, il libro del dottor Bacco insieme con un certo Angelo Giorgianni che non conosco. Ad ogni modo, ecco qua il libro del dottor Bacco, si intitolava Strage di Stato, un libro di cui si era discusso molto. L'ho letto. Non l'ho citato in Golpe Globale, ecco qua, nel mio Golpe Globale non è citato perché lo ritenevo essenzialmente un libro che non portava nulla di nuovo e di interessante al dibattito, e anzi con tesi molto discutibili. Eccolo qua, Strage di Stato, il libro del dottor Pasquale Bacco. Ripeto, un libro che si può benissimo non citare, lo si può leggere, si imparerà ben poco, anzi forse si imparerà cosa non bisogna fare quando si scrive un libro, a mio giudizio. Ma questo è un mio giudizio personale. Voglio però fare un piccolo preambolo sul dottor Pasquale Bacco e sulla sua conversione, sul suo pentimento. Si parla di pentimento, ad esempio sulla 7, il medico Bacco si pente, si è pentito. Troviamo tutta una serie di titoli curiosi che compaiono su molti quotidiani. Ad esempio leggo sul foglio Pasquale Bacco, da negazionista a medico pentito, mi sento in colpa, o
sbagliato, vedete la retorica del pentimento, del resto quella terapeutica è, l'abbiamo detto più volte, una religione, quindi come in tutte le religioni c'è anche la figura del pentito, che non è solo chi in punto di morte si converte, ho sbagliato a non farmi benedire, a non credere nell'ordine terapeutico, ma anche il medico, eccolo Pasquale Bacco, da negazionista medico pentito, mi sento in colpa, ho sbagliato, ecco il pentimento sulla via di Damasco, la conversione, si è pentito e ora si sente in colpa, ho sbagliato. Ecco, tra l'altro vi leggo anche questa notizia che viene data, notizia, un intervento di Mario Calabresi sul medico pentito, ci trovo un po' di furbizia, mi sembra che anche il dottore abbia capito che il vento è cambiato, dice ad esempio Mario Calabresi, ecco, chi lo sa, ecco. Poi, questo è però il passaggio decisivo, perché bravo Bacco, se hai capito che avevi detto delle sciocchezze come quella per cui il siero benedetto è acqua di fogna, qui non si tratta di contestare il siero, no, si tratta di contestare l'obbligo, questa è la cosa che desta rabbia e indignazione, cioè il fatto che venga imposto l'obbligo in maniera diretta come in Austria o in maniera surrettizia e quindi ancor più squallida come in Italia con la super infame tessera verde. Qui non si tratta di essere pro o contro il siero benedetto, di cui io non so nulla e quindi mi levo d'impiccio non parlando. Io sono contro l'obbligo, ognuno deve essere libero di fare ciò che vuole sul proprio corpo. Al massimo lo Stato può dire guardate che c'è il siero, fatevelo perché vi proteggete dalle terapie intensive, fatevelo, chi lo vuol fare lo faccia, fare una opera di persuasione, di educazione, questo dovrebbe fare uno Stato, ma non imporre l'obbligo o negare diritti a chi non lo fa. Quindi il fatto che il dottor Bacco abbia capito di aver detto molte tesi surreali, come quella del siero che era acqua, secondo lui, acqua di fogna, frase vergognosa, inqualificabile, veramente ridicola, ecco, il fatto che si sia pentito rispetto a questo gli fa quasi onore, bravo che ti sei pentito Bacco, se non che poi si è pentito diventando sostenitore dell'ordine terapeutico, perché leggete qua cosa leggo su leggo.it, ecco qua, Pasquale Bacco, il medico pentito, basta piazze piene, negazionismo, il virus è cambiato e uccide, ma io non so se il virus sia cambiato e uccida, quello che so è che sicuramente tu sei cambiato, caro Bacco, perché sei passato da un estremismo all'altro, cioè manca sempre la medietà, che diceva Aristotele, la virtù fondamentale, la mesotes, la virtù del mezzo, la virtù della medietà. Qui siamo passati da una tesi folle, quella secondo cui il siero è acqua di fogna, dixit Bacco, a una tesi ugualmente folle, opposta, che dice c'è il nemico invisibile, quindi basta piazze piene, basta diritti, basta scendere in piazza, magari basta libertà tout court. Cioè, vedete, il signor Bacco, lo strano caso del dottor Bacco e di mister convertito, ecco, sta nel fatto che è passato da un opposto, a mio giudizio, poco condivisibile, a un altro opposto uguale all'altro, ugualmente non condivisibile, perché se è una sciocchezza dire che il virus non c'è o che la benedizione è acqua di fogna, ripeto, è una sciocchezza inaccettabile, è ugualmente una sciocchezza dire sì, il nemico invisibile c'è, quindi mai più assemblee, mai più libertà, mai più diritti fondamentali, mai più possibilità di fare incontri, oppure ugualmente una sciocchezza è dire il nemico invisibile c'è, quindi bisogna costringere tutti a benedirsi con le buone o con le cattive, come disse un altro medico. Vedete, tra questi due opposti, opposti ma ugualmente unilaterali e privi di logos, secondo me c'è la via di mezzo di chi, ed è quello che abbiamo provato a fare noi nel libro Golpe globale, capitalismo terapeutico e grande reset, c'è chi dice certo che c'è il nemico invisibile, ma non è che perché c'è il nemico invisibile possiamo mettere in archivio le democrazie parlamentari, i diritti e le libertà. Combattiamolo potenziando la sanità pubblica, incrementando i servizi ospedalieri, cercando di evitare di prendere il nemico invisibile, chiaro, ma senza ridurre le libertà e i diritti. Altra cosa, ci sono le benedizioni, benissimo, chi le vuole le faccia, così eviterà di andare in terapia intensiva nella migliore delle ipotesi, chi per varie ragioni, perché ha paura, perché ha altri problemi, perché non vuole farselo, non se lo faccia a suo rischio e pericolo. Questo dovrebbe accadere a mio giudizio. Il dottor Bacco, come vedete, passa da un estremo all'altro, ha posizioni molto
radicali e ci permettiamo con garbo di dire che non le condividiamo. Poi, se si è convertito, buon per lui, la conversione fa parte della vita. Vorrei però, e poi cambiamo argomento e parliamo di cose più interessanti, leggere la conclusione di questo libro che mi aveva colpito, però, vedete, l'ho letto, pagina 363, dice così il dottor Bacco, insieme anche a questo signor Angelo Giorgianni, ecco, dicono insieme, non abbiamo scritto queste pagine con l'intento di convincere, non siamo portatori di nessuna verità, solo di dubbi. Beh, in realtà in questo libro sono molto dogmatici nel criticare l'emergenza, addirittura parlano di strage di Stato. Queste pagine devono ricordare a noi stessi l'esito del processo di Norimberga, consapevoli che coloro che si sono difesi sostenendo di aver solo adempiuto a un ordine sono stati condannati. Oggi, come allora, nessuno di noi, ognuno di noi partecipe della storia, nessuno escluso. Agiamo in modo che i nostri figli abbiano ad ammirare la vita dei loro genitori. Facciamo ciò che è giusto ora, facciamo già che bene subito, ci sono anche molti errori nel libro, facciamo già che bene, ciò che è bene subito. Le nostre azioni ci porranno dalla parte della luce o dalla parte delle tenebre. Vi leggo di nuovo questa frase. Le nostre azioni ci porranno dalla parte della luce o dalla parte delle tenebre. Allora, caro dottor Bacco, o eri dalla parte delle tenebre quando scrivevi questo libro e ora sei passato dalla parte della luce, o eri dalla parte della luce quando scrivevi questo libro e ora sei passato dalla parte delle tenebre, per la contraddizione che non consente, o l'una o l'altra. O forse, tertium datur, eri nelle tenebre quando hai scritto questo libro e lo sei anche ora perché sei passato, come dicevo, da un opposto all'altro. Chi lo sa? Con queste considerazioni salutiamo anche il convertito dottor Bacco, augurandogli tanto successo e tanta salute e tanta gioia, come auguriamo a tutti, e parliamo ora di altri temi, archiviando questo elemento di cui bisogna pur dare ragione. Ragioniamo allora su quello che sta accadendo. Partiamo dalla notizia, ecco, a proposito, dato che si avvicina il clima, siamo già in clima natalizio, vi segnalo questo passaggio interessante del dottor Locatelli, uno dei protagonisti dell'ordine del Leviatano tecnosanitario, dell'ordine terapeutico. Il dottor Locatelli, benedizione, 5-11 anni, Locatelli, è sicuro, regalo Natale per bambini. Ecco, io non so che cosa voi regalerete ai vostri bambini, io devo dare una delusione al dottor Locatelli, a mia figlia di 2 anni non regalerò la benedizione, le regalerò il classico balocco natalizio, certo di fare cosa gradita, per cui non so, mi perdonerà, chiedo venia al dottor Locatelli, a mia figlia io regalerò i balocchi classici e non la benedizione, anche perché a 2 anni e poco più mia figlia, e quindi mi pare più opportuno, chiedo venia, regalarle qualcosa di classico. Però ecco, vorrei dire anche al dottor Bacco, ma non solo a lui, che forse dovrebbe essere chiaro quello che sta accadendo, quindi forse il dottor Bacco non l'aveva inteso prima e non lo intende anche ora, cioè non è tutta una farsa, non è un'invenzione di qualcosa che non c'è, c'è il nemico invisibile, bisogna combatterlo, ma è inaccettabile che lo si combatta limitando i diritti e le libertà, o potremmo anche dire che chi rinuncia alla libertà per conquistare la sicurezza, a mio giudizio, non merita né la libertà né la sicurezza. Del resto, a questo riguardo, lasciate che vi dica anche una cosa che forse ai più non è ancora passata, ecco, cioè il fatto che, come abbiamo più volte detto, ci sia un'emergenza come c'è stata, non può giustificare lo stato di eccezione, la sospensione dei diritti e delle libertà. Questo è il punto, sul piano politico e sociale, giuridico, no? C'è l'emergenza, d'accordo, ma questo non giustifica la soppressione dei diritti fondamentali e delle libertà, perché di questo è poi che bisognerebbe anche seriamente parlare, cari amici, cosa che invece i più non vogliono fare, o magari passano, come il dottor Bacco, da un estremo a quello opposto. Ecco, intanto ci dicono che è tutto normale ciò che sta accadendo e nessuno osa pensare con la propria testa. Io invece sono un cultore del pensare altrimenti, ho anche scritto un libro che si chiamava Pensare altrimenti, per chi vorrà leggerlo, per chi già l'ha letto, e bisogna cercare non solo l'immunità di gregge, ma anche l'immunità dal gregge, vedete, ecco, qualcosa non quadra, torniamo indietro, stai zitto idiota, fai come ti dicono per il bene di tutti, è un po' questa forse la narrazione che sta
prevalendo, vorrei dire, da qualche tempo, mi permetto di segnalare mestamente, perché bisogna anche essere un po' mesti certe volte, quando capitano certe cose particolarmente sgradevoli, vorrei dire. Ecco, a questo riguardo vi dico che il fatto che ci sia un'emergenza non può giustificare la sospensione dei diritti e delle libertà a tempo indeterminato. Vi faccio questo ragionamento: il divieto di assembramento, come la tessera di controllo, pensateci, è il sogno realizzato di ogni regime dispotico e distopico. E funziona al meglio se vi dicono che ciò serve non a dominarvi, a schiavizzarvi, no, a proteggervi la salute. Ed è in lockdown cognitivo davvero chi non ha ancora capito questo dispositivo. Cioè ci tolgono tutto, non perché vogliano imporre una svolta autoritaria interna a quello che ho chiamato il golpe globale del capitalismo terapeutico. No, no, lo fanno per proteggere la nostra salute. Forse allora dovrebbero iniziare a comprendersi molte cose, ecco, dovrebbero iniziare a comprendersi molte cose, a mio giudizio. E intanto vi segnalo anche questa immagine che forse potrà strappare un sorriso anche a qualcuno, ma è un sorriso mesto in ogni caso. Ecco, Mario Draghi, re del Draghistan, con la corona fucsia, vedete, con la corona fucsia, Mario Draghi, re del sultano del Draghistan, dice: nessuno ti obbliga a farlo. Puoi sempre non lavorare e morire di fame, quindi non c'è nessun obbligo in realtà, siete liberissimi di fare ciò che volete, poi però se non lo fate morite di fame, morite come cittadini e sono affari vostri. Ecco, vedete che è una situazione abbastanza surreale quella che stiamo vivendo, cari amici, no? Dove neanche c'è un governo che abbia l'onestà di dire: mettiamo l'obbligo, ci assumiamo la responsabilità e andiamo avanti. No, qui mettono l'obbligo senza neanche dirlo. No, fermo restando che chi vi parla è contro l'obbligo ed è per la libertà di scelta, contro l'obbligo, ma non contro le benedizioni, sia chiaro. Io non ho nulla contro le benedizioni. Se il cittadino è libero di scegliere di farla, sono contro l'obbligo. Quindi non usate queste categorie demenziali, novax di qua o di là. Io non sono assolutamente contro le benedizioni, per niente. Sono contro l'obbligo. Sono contro il fatto che un cittadino debba essere costretto, magari con la super infame tessera verde, a farlo. Se uno vuole farlo, ha tutto il diritto di farlo. Come se uno per varie ragioni non vuole farlo o non può farlo, ha il diritto, credo, deve avere il diritto di non farlo. Del resto, se io lo faccio, sono protetto. Se tu non lo fai, non lo sei, peggio per te, non mi puoi nuocere in alcun modo. Io sono protetto, ho lo scudo. Tu non ce l'hai, peggio per te che non ti prendi lo scudo anche te e rischi grosso. Quindi, come dire, non capisco perché dovrei preoccuparmi per chi non si fa benedire. Ecco, questo è il punto su cui ragionare. L'obiettivo ultimo, l'abbiamo detto mille volte nel libro, trovate tutta una riflessione sulle benedizioni e sull'infame tessera verde. L'obiettivo ultimo non è la benedizione, ma è l'infame tessera verde, deve essere chiaro. Cioè, l'obiettivo ultimo è piazzare sul telefono di tutti i sudditi l'infame tessera verde per controllarli panotticamente, eh? Panotticamente si potrebbe dire. Forse magari con questa immagine i più scettici riusciranno a capire, ve la mostro subito e la commentiamo rapidamente. Ecco, un'immagine che merita davvero di essere rapidamente commentata. Vedete, possibili evoluzioni potrebbe essere il titolo. Certificazione non valida. Quali sono i motivi di non validità? IMU risulta scaduto, bollo auto scaduto, canone RAI scaduto, quota CO2 mensile esaurita. Quando arriveremo a questo punto, forse inizierete a rendervene conto, ma allora sarà troppo tardi. Cioè, vi renderete conto che l'obiettivo dell'infame tessera verde o super infame tessera verde non è di ordine medico-scientifico. Perché? Per la ragione logica, per la contraddizione che non lo consente, anche un benedetto e quindi un super tesserato con l'infame tessera verde, super rafforzata, può contagiare e contagiarsi. Quindi non produce ambienti sicuri la super infame tessera verde. Produce però ambienti con cittadini, anzi sudditi schedati, con la certificazione in tasca con la quale si è controllati. E forse quando leggerete queste cose sulla vostra tessera verde, magari tra un anno, due o tre, forse se vedrete queste cose capirete qual era il vero obiettivo, chi lo sa, quello di un controllo sociale. Come ha scritto Giorgio Agamben, il discorso medico-scientifico offre un fantastico pretesto per introdurre una società di controllo totale. Lo fanno per la nostra salute e nulla di più. E quindi se lo fanno per la nostra salute va fatto, no? Se lo facessero per farlo sarebbero dei dittatori, ma se lo fanno in realtà per proteggerci la vita sono dei filantropi. Cioè, se ci tolgono il diritto di assemblea, le camicie nere, sono dei fascisti. Se
Se ci tolgono il diritto di assemblea i camici bianchi per proteggere la nostra salute, sono degli eroi e dei filantropi. Non so se ho spiegato molto direttamente il concetto. Per questo l'emergenza perpetua è la nuova normalità, per questo la situazione non è destinata a passare, anzi è destinata a consolidarsi in nuova normalità. Leggo ad esempio sulla stampa, che a Torino chiamano amabilmente la bugiarda: il Regno Unito impone il tampone, l'Austria in lockdown fino all'11 dicembre, dove andare, come viaggiare in Europa e nel mondo per le vacanze natalizie. Cioè avete capito che no, non andrà tutto bene, lo yo-yo virale prosegue, no? E l'epidemia del rocchetto, come l'ho definita in Golpe Globale, cioè fase 2, poi fase 1. Se volessimo dirla con un assioma della etica pandemica, more geometrico demonstrata, come l'ho chiamata variando Spinoza, dopo la fase 2 c'è sempre la fase 1, proprio come il rocchetto, dopo che avanza, torna poi sempre indietro. E quindi non si esce dall'emergenza, da che l'emergenza è la nuova normalità, le misure di emergenza sono la nuova normalità e le benedizioni di massa a ciclo continuo sono di fatto anch'esse la nuova normalità. Non ci fanno uscire dall'emergenza, ma sono parte dell'emergenza come nuova normalità. Non so se è chiaro questo concetto, che a me pare lineare, palmare, evidente, adamantino, però molti non lo vogliono capire, preferiscono vivere come le pecore. Uomini siate, non pecore matte, direbbe il padre Dante. A proposito, ecco qui, voi volete farne parte, vogliamo farne parte, ma anche no, ecco, nel recinto dei super tesserati con la tessera verde, belanti, belanti, che pensano di essere al sicuro, ma in realtà, come abbiamo detto, anche con la tessera verde non si creano ambienti sicuri, da che anche un super tesserato può contagiare, contagiarsi e in casi particolari anche ammalarsi, come sappiamo. Quindi la super infame tessera verde, detta in sintesi, non ha ragioni medico-scientifiche, ma ha ragioni A di controllo e di discriminazione, chi non ha la tessera è escluso, B di controllo biopolitico totale e totalitario dei nuovi sudditi. Mario Draghi dixit, speriamo che i non tesserati tornino presto nella società. Con ciò ammesso che non facciamo più parte della società, quanti di noi non siano tesserati? Siamo cittadini di serie B, ma neanche cittadini siamo, non facciamo più parte della società. Torneremo a farne parte se faremo quello che lor signori ci chiederanno. Avete capito che tutto ciò è sul piano politico e giuridico assolutamente inaccettabile, inaccettabile. Per questo io ripeto, non ho nulla contro il siero benedetto, ritengo però che le benedizioni non ci faranno uscire dall'emergenza, ma sono esse stesse parti di un'emergenza destinata a durare, eh? Riducono sicuramente gli effetti di terapia intensiva, ci proteggono dagli effetti più gravi, certamente, però non bastano a farci uscire dall'emergenza, come ci dicono già in tutta Europa, cioè paesi super benedetti sono comunque in emergenza. Anche l'Italia, che è benedetta quasi al 90%, vede salire di un punto alla settimana, mi pare, l'indice RT. Quindi vedete che l'emergenza è la nuova normalità e che l'emergenza come nuova normalità prevede benedizioni di massa. Questa è una vignetta forse un po' divertente che abbiamo fatto con l'amico in prota. Estate 2025, ho fatto la 16ª dose, pur dicono che non sono ancora protetto. Spero che la 17ª sia l'ultima. Ecco, questo per ironizzare e sdrammatizzare un po' su quello che sta accadendo, cari amici che ci state seguendo. Grazie ai tantissimi che ci stanno supportando anche con donazioni e abbonamenti. Se ritenete utile ciò che facciamo quotidianamente con le nostre dirette, con le nostre informazioni, col nostro pensare altrimenti filosofico, potete supportarci, sì, come gruppo di lavoro, liberi di sapere e di far sapere, potete farlo qua, www.filosofico.net/sosteneteci, con donazioni, abbonamenti PayPal, bonifici, come volete, qua, filosofico.net/sosteneteci. Sosteneteci, ecco, c'è bisogno più che mai di un'informazione, di un sapere, di un ragionare filosofico libero e non allineato, perché la TV ormai, anche se c'è ancora gente che la guarda, purtroppo, abbiamo capito che cos'è, vi mostro che cos'è con un'immagine, ecco qua, la televisione, vale a dire il potere direttamente appostato nel salotto di casa vostra. Se volete essere liberi, spegnetela e aprite un bel libro. Ecco, magari se volete potete anche leggere Golpe Globale, magari regalarlo per Natale per risvegliare i più dal sonno dogmatico, ecco, magari per rovinare il Natale a chi è in sonno dogmatico ancora o in lockdown cognitivo, che dir si voglia. Ecco, vedete, intanto, ma non è solo una situazione italiana, del resto, se l'abbiamo chiamato Golpe Globale vuol dire che qualcosa ri che riguarda il mondo intero. Io nel mio libro sostengo che una riorganizzazione autoritaria complessiva della società, dell'economia, della politica su scala globale, che investe l'intero
capitalismo, l'intero modo capitalistico della produzione. Guardate anche solo qua, 6 dicembre 2021, fanpage, cosa sta succedendo in Belgio? Contagi record e violenza contro i blocchi. Vedete, la popolazione anche in Belgio comincia a essere insofferente, perché va bene combattere contro il nemico invisibile, certo, ma guai a farlo limitando le libertà e i diritti. Questo comincia a dire la popolazione. Non si tratta di essere negazionisti, come qualcuno scioccamente è, non si tratta di dire non c'è il nemico invisibile, certo che c'è, però non deve esserci, perché c'è il nemico invisibile, una limitazione delle libertà e dei diritti di questo tipo, perché sorge il dubbio che se con l'emergenza diventa per il potere possibile fare ciò che senza l'emergenza non può fare, allora il potere usi ad hoc l'emergenza per fare ciò che senza l'emergenza non potrebbe fare. Non so se sono stato chiaro. Cioè, se passa il principio pericolosissimo per cui se c'è l'emergenza si possono attuare misure che senza l'emergenza sarebbero inaccettabili, allora sorge il sospetto che il potere possa all'uopo usare l'emergenza proprio per fare ciò che senza l'emergenza non potrebbe fare, ad esempio limitare i diritti, limitare le libertà, imporre lo stato d'emergenza permanente. Insomma, è la tesi che ho sostenuto in questo libro. Del resto, a 2 anni di distanza dobbiamo chiederci: è lo stato di emergenza ad aver bisogno delle misure di emergenza, o sono ormai le misure di emergenza che hanno bisogno dello stato d'emergenza per andare avanti? Questa è la domanda da fare. Io nel libro uso il concetto foucaultiano di dispositivo, cioè ormai possiamo dire che il nemico invisibile ha bisogno delle misure d'emergenza proprio come le misure d'emergenza hanno bisogno del nemico invisibile, cioè un dispositivo circolare. Ecco, questa è la tesi che sostengo in Golpe Globale, Capitalismo Terapeutico e Grande Reset, libro nel quale dico appunto che l'emergenza è ormai un metodo di governo, il potere usa l'emergenza come base per riorganizzare la società secondo la nuova figura che nel libro ho chiamato la società dei lockdown a yo-yo o a rocchetto, del controllo biopolitico totale e totalitario sopra e sotto la pelle, ad esempio l'infame tessera verde, lo sterminio organizzato dei ceti medi e delle classi lavoratrici a colpi di lockdown e di misure demenziali, e poi distanziamento sociale più tecnologia digitale, cioè una società di atomi distanziati in cui il pubblico e il prossimo sono aboliti, ciascuno è rinserrato in casa come solitudine telematica connessa astrattamente, telematicamente col mondo e con tutti, ma in realtà concretamente isolata nella propria dimora, trasformata in cella oltre che luogo di lavoro, smart working. Avete visto che adesso licenziano anche con lo smart working via Zoom, no? Bellezze e splendore dello smart working, come anche potremmo chiamare. Gli effetti della super infame tessera verde si fanno sentire. Leggevo che sono fioccate anche le multe in questi giorni con l'infame tessera verde sulle corriere, ad esempio sui treni, e quindi la polizia, le forze dell'ordine sono molto impegnate in questa battaglia per stanare chi non ha la tessera verde in regola. Vedete, c'è questa vignetta anche divertente ma tragica: aiuto, vogliono violentarmi, dice una donna sul treno. Intanto le forze dell'ordine dicono: un attimo signora, abbiamo cose più importanti, e controllano la super infame tessera verde. Una scena che in realtà è tragica, però dovrebbe far riflettere tutti. Siamo davvero sicuri che le nostre forze dell'ordine, che svolgono sempre un lavoro egregio, sia chiaro, debbano essere indirizzate a fare questo e non a fare cose più importanti come l'esercito, difendere i confini nazionali, la polizia, i carabinieri, a proteggere i cittadini dalle aggressioni, dai furti, dallo spaccio di droga? Perché costringere le forze dell'ordine, che ripeto fanno un lavoro importante, egregio, a piegarsi a fare queste cose, cioè a controllare le tessere verdi o la mascherina alzata della signora Peppina e del signor Franco? Con tutto il rispetto, lo dico davvero per le forze dell'ordine, che hanno fatto e devono fare un lavoro di difesa degli italiani, dei lavoratori, e non di controllo così, che in qualche modo porta via forza ed energie per cose che sicuramente sono meno importanti a nostro giudizio. Altra cosa su cui voglio farvi riflettere, no? A proposito di questa narrazione sull'infame tessera verde che ormai procede a tambur battente ovunque, no? Non si può sentire la TV. Chi ha ancora la TV veramente ama farsi del male, eh? Buttatela, sanificate la casa buttando la TV e leggendo i libri. Leggete questa: l'infame tessera verde è uno strumento di libertà, is the new, con l'euro lavoreremo un giorno di meno guadagnando come se lavorassimo un giorno di più. Potremmo dire così, con una battuta, cari amici, perché effettivamente questa è la situazione nella quale ci troviamo. E a proposito, leggevo con buona pace dei giornali che parlano di grande successo del
dell'infame tessera verde che fa ripartire l'economia. Io leggevo su Corriere della Sera, anzi Corriere del Siero, Roma, che c'è il meno 70% di prenotazioni negli alberghi, 70% in meno, disdette a tutta forza negli alberghi per via di questa situazione della super infame tessera verde. Quindi domandiamoci seriamente, ma la super infame tessera verde serve a proteggere le vite o a distruggere ulteriormente l'economia locale a favore dei colossi e-commerce e big tech? Punto di domanda che dobbiamo davvero sollevare. Tanto l'abbiamo capito, ritorno, mi riallaccio a quello che dicevo in precedenza, anche con le benedizioni di massa, ripeto, io non ho nulla contro le benedizioni di massa, dico che sono contrario all'obbligo e quindi a maggior ragione ancora sono contrario alla super infame tessera verde che è un obbligo camuffato e disonesto.